credo che sia stato un intervento di altissimo profilo, ha trasmesso entusiasmo, passione e darà certamente a Forza Italia un contributo determinante. Lo ha fatto nelle precedenti campagne elettorali, quando la sua scesa in campo ha fatto conquistare in taluni casi anche percentuali sopra il 10%. Noi abbiamo realizzato liste fortissime, molto radicate nel territorio. Silvio Berlusconi darà quella spinta in più per far conquistare a Forza Italia percentuali assolutamente significative attorno ad una persona per bene, un ottimo amministratore, una persona dall'integrità morale riconosciuta da tutti, quale certamente Nello Musumeci, che sarà il futuro presidente della Regione Siciliana. Forza Italia sarà in prima linea, sarà alla testa della coalizione che sosterrà come candidato alla presidenza Nello Musumeci. E da solo è un'assoluta garanzia di onestà, di trasparenza, di serietà, di competenza. L'ha dimostrato nei quasi 10 anni in cui è stato alla guida della provincia di Catania. Non ha avuto mai, non ha dato mai l'occasione, nemmeno per una critica, neppure per quello che oggi va di moda in Italia, per un avviso di garanzia. Con Nello ci sarà una persona di grande prestigio, che è già stata non come politico ma come assessore tecnico, assessore all'economia, Gaetano Armao. E poi siamo riusciti a convincere il più grande esperto d'arte che abbiamo la fortuna di avere in Italia, Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, assessore ai beni culturali. Perché il patrimonio artistico della Sicilia è una calamita che deve funzionare per attirare qui turisti stranieri. Direi un paese gerontocratico come l'Italia è ora che dia spazio ai giovani. Questa volta c'è anche un giovane che è capace, che sa che cosa vuol fare, sa cosa serve alla Sicilia per rinnovarsi e per tornare a essere la grande isola che era una volta. Speriamo bene. In politica serve sicuramente tanta esperienza, ma servono anche idee giovani, e soltanto i giovani possono cavalcarli. Soprattutto guardando a Silvia vediamo una giovane agronoma che sta, come giusto che sia, mettendo al centro del suo programma l'agricoltura in questa regione, una regione scippata, se posso usare questo termine, appunto all'agricoltura, all'arte, al turismo, alla cultura, e consegnata alla grande impresa che purtroppo l'ha violentata e poi ha portato via con sé non soltanto il lavoro ma anche tante illusioni che comunque qui si erano create. Quindi avanti con questi ragazzi, avanti con Silvia. È semplicissimo, intanto bisogna andare a votare, perché ricordo che votare non è soltanto diritto ma prima ancora è un dovere. Bisogna votare per partiti che sono radicati sul territorio come Forza Italia, che non scappano il giorno dopo. Bisogna votare per candidati giovani e, se mi posso permettere, bisogna votare le donne, soprattutto le donne che come Silvia ci stanno mettendo non soltanto la faccia ma anche appunto la sua esperienza in un settore importante come quello dell'agricoltura. È quello di riuscire a trovare la forza, il modo di rendere la Sicilia una terra così fatta, una terra di giustizia, una terra di prosperità, una terra di legalità e di sicurezza. A tutti voi auguri e naturalmente Forza Sicilia, Forza Italia, viva l'Italia!